Una sessantina di comuni francesi in stato di catastrofe naturale, diversi milioni di euro di danni. All'indomani degli allagamenti a Montpellier e nella sua regione si fanno i conti. In poche ore nel capoluogo lunedì è caduto l'equivalente della pioggia di 6 mesi, provocando lo straripamento dei fiumi. L'allerta massima è stata comunque abbassata nel dipartimento di Montpellier, l'Hérault, nel sud del paese. Pompieri, protezione civile e gendarmi sono all'opera per aiutare la popolazione colpita. A Saint-Pargoir, una località di 2.000 abitanti non lontano da Montpellier, l'acqua è salita fino a 1,5 metri, inondando soprattutto cantine e garage. Ho 93 anni, non ho mai visto tanta pioggia in vita mia. L'acqua ha sommerso tutto, ho visto il muro crollare e l'acqua invadere tutto. Avevo dei mobili, eccoli in che stato si trovano adesso. Dall'età chi sono? Circa 4.000 abitanti sono stati costretti a trascorrere la notte nei rifugi. È successo all'improvviso. L'acqua è arrivata e noi abbiamo dovuto spingere l'auto che galleggiava come una zattera. Poi ci hanno aiutato a spostarla sul ponte. Conseguenze anche all'aeroporto di Montpellier, dove sono rimasti bloccati 500 passeggeri per voli annullati. Inoltre centinaia di persone hanno dormito nelle hall delle stazioni o nei treni con il traffico ferroviario fermo. Nella regione il traffico ha subito dei rallentamenti anche martedì. Nella zona si è recato in visita il ministro dell'Interno per fare il punto della situazione.